Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Facciamo veloce veloce questo ciambellone, molto semplice e ottimo per la colazione. Allora, ho preparato tutti gli ingredienti. Queste sono le mie uova, ne ho messe tre perché sono un po' grandine, però se ne avete piccole vanno bene anche quattro. Allora, inizio a mettere lo zucchero e io procedo con lo sbattitore elettrico. E sbatto, sbatto a lungo fino a che le uova non diventano belle bianche e spumose. Quindi ci vorrà almeno 10 minuti. Vedete voi, vi regolate. Qui ho fatto dei tagli naturalmente per non allungare troppo il video. Bene, continuo a frullare. Ecco qua. Ho preparato, come vedete, lo yogurt. La farina, le due farine, ho messo, io userò la frumina. Vedete, è quasi ora, guardate, devono proprio diventare così. A questo punto metto un po' di buccia di limone, questo è il mio limone profumatissimo. Lo grattugio un pochino. Continuo ancora un altro pochino, vedete? Come hanno montato bene, debbono proprio montare, quindi più frulliamo e più il ciambellone verrà morbido. Adesso tolgo le fruste, scusate, mi è saltato, ho messo lo yogurt, mi è saltata la sequenza mentre mettevo lo yogurt e adesso uso una frusta normale. Aggiungo l'olio, ci metto poi la vanillina. O se avete, va bene anche un estratto di vaniglia. Ci metto anche il lievito prima di mettere le farine. Ecco qua. Giro un pochino e adesso la farina va setacciata. Sia la farina che la frumina, potete usare anche la fecola. Io in questo caso avevo la frumina e l'aggiungo alla farina. Una farina 0 va benissimo, o anche una 00 per dolci, come volete. Ecco qua, mi setaccio un po', giro e continuo. Metto anche la frumina, che non servirebbe setacciarla perché è talmente sottile. E spezzando così la farina il dolce verrà morbidissimo, però se volete potete metterla e usare la stessa dose in farina, quindi aumentare la dose di farina. Bene, continuo fino a esaurimento delle farine. Come vedete è molto semplice fare questo ciambellone. Allora, avevo preparato un contenitore ma l'ho cambiato, uso questo che non è proprio adatto perché questi li uso per fare i casatielli. Quell'altro era un pochino più largo, ci vorrebbe quello con la cerniera, ma io in questo momento non ce l'ho perché l'ho buttato, lo dovevo ricomprare che era un po' vecchio. L'ideale è quello con la cerniera, però sempre con il buco in mezzo. Oppure fate una torta. Allora, per la torta va bene da 22 centimetri. Questo che sto usando io è da 24, però calcolate c'è il buco in mezzo. Ok, sistemo un pochino. Sì, devo riordinare il contenitore, lo stampo quello con la cerniera per il ciambellone. Era un po' che non lo facevo, non mi ricordavo che stavo senza, però va bene anche questo, anche se il buco un pochino, verrà un pochino grande, ma non importa. Ho infornato a 170 gradi, in base al vostro forno regolatevi 40-45 minuti, fate la prova a stecchino. Eccolo qua. Questo contenitore è di alluminio, è molto leggero, lo faccio freddare un pochino, poi lo allargo un po' con le mani e lo stacco, lo tiro fuori, eccolo qua, capovolgo. Si è staccato molto bene perché avevo imburrato e infarinato. Adesso lo rigiro di nuovo.
Ok, il nostro ciambellone è pronto. Adesso faccio un buon caffè, oppure con il tè, anche merenda va bene, e lo assaggio subito. Bene, amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo presto per un altro video. Ciao a tutti!